Loredana Lecciso, buonanotte, ciao, grazie Monica. Di essere con noi. Allora, la rosa te la do dopo, vediamo se mi dici la verità, sto scherzando. Andiamo subito su Albano, inutile girarci intorno. Tu mi hai detto di recente, io e Albano stiamo meglio oggi di 15 anni fa. E vi siete incontrati davanti alla scuola dove tu portavi tua figlia Brigitta, la prima figlia, poi da Albano hai avuto Jasmine e Bido Albano Junior, e lui portava a scuola le sue due figliole, già separato da Romina. Sì. Perché state meglio oggi rispetto all'inizio? Allora, stiamo meglio perché abbiamo maturato una consapevolezza differente, una conoscenza maggiore. E chiaramente all'inizio lui usciva fuori da una storia molto travagliata, aveva avuto bruttissime vicissitudini, insomma. Bruttissime quanto? Molto, molto, perché aveva... lo dico perché è un fatto pubblico, aveva ricevuto, purtroppo subito, diverse cause giudiziarie da parte della sua ex moglie, e quindi era un periodo molto complicato. Purtroppo queste vicissitudini legali si sono protratte anche durante la nostra, i nostri primi anni, insomma, di unione. Non hanno agevolato, insomma, la nostra, sicuramente, quel momento, no? Erano comunque, a me dispiaceva, per quanto Albano sia stato sempre una grande persona, abbia sempre cercato di non far pesare a noi i suoi problemi, però ovviamente, insomma, da donna mi accorgevo che lui era in un momento, insomma, molto, molto, molto impegnativo, no? E quindi coglievo i suoi momenti di, insomma, di malinconia legati a questo. Noi ci conosciamo da tanti anni, però se io ti dovessi dire, ho capito davvero che cosa c'è ancora tra Albano, Romina, ancora no. Perché? Perché accendo la televisione qualche giorno fa e sento una bella intervista di Romina, che peraltro tu sai io apprezzo molto. Lei dice: qualcosa rimane quando c'è molto feeling tra due persone. È difficile che questo feeling sparisca, qualcosa rimane. Che cosa rimane al di là di quello che si vede sullo schermo? Guarda, senza entrare nel rapporto loro, che insomma appartiene a loro e quindi non voglio entrarci, però sicuramente rimane tanto in un rapporto così duraturo. Poi successivamente rimane qualcosa, rimane un bel ricordo, rimangono dei ricordi, alcuni belli, alcuni meno belli, comunque rimangono dei ricordi sicuramente. Albano è stato un grande uomo, ha saputo reagire a questa sconfitta, perché per lui è stata una sconfitta, certo, lui l'ha subita, certo, la sconfitta. Ma nel senso, lei, secondo me, è stata di una scelta bellissima. Beh, no, Albano è una persona che crede fortemente nei, certo, valori tradizionali, e Albano lo avrebbe proseguito questo matrimonio. Questo matrimonio si è interrotto in maniera forte, in maniera brusca, sicuramente non per colpa di Albano. Per volere di Romina. Io non lo sto dicendo, però sicuramente non per colpa di Albano. Io conosco sapere la versione di Albano, quindi sicuramente non per colpa di Albano. È accaduto questo, Albano ha avuto una grande tenacia, una grande forza, ha saputo rinascere, ha saputo rialzarsi in piedi, e questo lo dimostra sempre in tutta la sua vita. È uno che combatte quotidianamente tutto ciò che vuole. Lui è uno che è abituato a costruire e a ricostruire. Tra l'altro è un uomo di pace. Lui ama di pace, la serenità, ha la saputo pace. Ricostruirsi una bellissima realtà. E quindi io credo che... Anzi, sono molto felice di aver potuto in qualche modo contribuire alla sua rinascita. Queste sono parole che lui ha sempre detto. L'ha sempre detto. E sono molto felice e orgogliosa di questo. Tu hai detto: io non sono andata agli 80 anni di Albano perché effettivamente qualcuno, non so chi, non voleva che tu ci fossi, no? È vero o no? Oppure avevi da fare? Guarda, giorno? Sinceramente, non sei andata allora, al matrimonio, allora in io ho superato da un po' la cinquantina. Non si direbbe. Grazie, di questo ti ringrazio. Magnifica. Qualcun altro ne ha superati anche, è andato anche oltre. E secondo me avevamo l'età giusta per poter volare alto circa queste sciocche, insomma, crediti. E quindi è stata una scelta tua.
di non andarci. Di non io ci sarei andata. Albano, andata. Albano, e allora chi è stato? Albano, scusami, ha esteso l'invito, voleva una bellissima serata, voleva un bellissimo festeggiamento. All'Arena di Verona. All'Arena di Verona. Dove Iva Zanicchi si è sentita male. No, mi sono sentita male perché io sono caduta dalle scale. No. Allora, sì, ero caduta dalle scale, mi sono rotta una vertebra, ma io ho detto no. Dopo 10 giorni ero stata invitata da Albano, ho detto io ci vado. Anche con le stampelle, ma ci vado. E sono andata. Dopo il sabato, dopo le prove, sono svenuta. Ma poco, un attimo, sono svenuta, 4-5 minuti. Poi mi sono riavuta e sono andata e il giorno dopo ho fatto lo spettacolo. Iva è stata sempre una grandissima e cara amica di Albano. Sì, per lui è veramente una sorella. Sì. E quindi sono felice che abbia trovato questa forza d'animo. Ma Iva è una grandissima donna. Insomma, diciamo per che poter tu... partecipare. Amore, posso dire una cosa? Dillo, che dillo. Quello che ama Albano amo anche io, per cui amo anche te perché so che ti ama moltissimo. Lo so. Grazie, moltissimo. Ma veramente, tu sei allora, la sua ma donna. Ma tu eri invitata agli 80 anni di Albano? Non ero invitata, ma non ero quindi invitata. Non sono andata. Non è andata. Perché, perché non canti. Solo perché non canto. Lei era impegnata mi manca col tango. Il canto, guarda, cara Iva. Lei balla, balla. Lei era impegnata il col tango. Tango, col suo tango. Senti, Loredana. No, allora, però quello che voglio dirti, diciamo, io avevo accolto... No, adesso, tu avevi accolto adesso abbiamo scherzato, dai. Però... No, facciamola perché mi sembra doveroso. Ma sai perché? Siccome io, come tu ben sai, tu mi conosci molto bene. Faccio sai, finta di sai no, molto bene. No, sai molto bene che io non... No, io amo stare in casa. È vero. Amo stare in casa, amo la casa, amo stare in casa. Per dire, anche essere qui questa sera, che, e sono felicissima che Monica abbia insistito perché sto benissimo insieme a voi. Quindi ho conosciuto alla fine, Luisella che avevo ammirato in televisione. Insomma, avevo ammirato a Ballando in particolare. Non divagare, e come giornalista la non conoscevo. Divagare, no, posso? Che è il tuo sport preferito. Ah, okay, perché no, non ci sei andata agli 80 anni? E poi chiudiamo, no, passiamo ad altro. Io avevo accettato l'invito di buon grado. No, allora... io avevo accettato l'invito in un secondo momento, senza alcuna riserva, senza alcun limite. Siccome Albano voleva me, voleva tutti i suoi figli, anche la sua ex moglie, io ho detto ben venga, va benissimo, io avevo accettato l'invito. Qualcun altro non l'ha accettato, di conseguenza, per evitare di rovinare il festeggiamento ad Albano, ho fatto un passo indietro. Bravo, mi sembrava... perfetto, quindi nessuno ha posto nessun veto, però era... quando hai capito che magari Romina ci teneva ad essere lì per quella fase che era anche artistica, no? Perché era anche loro è stato anche un sodalizio artistico, tu hai fatto un passo indietro. Quanti passi indietro hai fatto in questa lunga storia d'amore con Albano? Di passi indietro non mi sono stati richiesti, però bah, credo di averne fatti diversi e li rifarei tutti. Li hai rifarei preceduto tutti. La mia domanda. Li rifarei tutti perché, perché a volte è più complicato fare dei passi indietro, no? Però anche alla lunga ripagano i passi indietro, diventano poi dei passi avanti. Lì per lì appaiono come dei passi indietro, ma credimi, sono anche dei passi avanti. Bisogna sapersi ogni tanto tirare indietro. Quando hai conosciuto quest'uomo, per me bellissimo, tu lo sai che io lo trovo veramente bello. Poi tutti mi dicono che io esagero con gli aggettivi, ma è vero, è un termine giusto. Io trovo Albano un uomo veramente molto, molto affascinante. Tu hai pensato, eravate davanti alla scuola, no? Vuoi confermare? Certo. Eravate davanti alla scuola e tua figlia Brigitta. Quindi tu l'hai visto, lui tra l'altro non aveva, pensate Luisella, Iva, lui non aveva capito che era lei perché un giorno vedeva una ragazza, Loredana, e il giorno dopo ne vedeva un'altra che era la sua gemella, Raffaella. Allora, la mia gemella, è, a differenza mia, è molto schiva e riservata, quindi a lui appariva un po' contraddittorio l'atteggiamento, quindi un giorno incontrava me, io super simpatica, super solare, Albano come stai eccetera eccetera, il giorno successivo incontrava la mia gemella che a stenti salutava e quindi dice ma questa ragazza quanto è strana. Sì. E invece, ma quando invece l'hai visto, eravamo due. Eravate due. Quando l'hai visto quella volta e poi il primo invito a cena, eccetera, tu hai avuto la percezione che sarebbe stata una storia così significativa per la tua vita, che avrebbe cambiato il corso della tua esistenza, perché ovviamente nulla è stato più come prima. Guarda, devo essere molto sincera. Devi essere a me, sincera. A me ti abbiamo chiamato per questo. Certo. Allora, a me no, sinceramente no. Non pensavo che quello sarebbe stato, possiamo rimanere dai, in tema, il flirt. Solito bivio. No. Tu pensavi un flirt. Ma nemmeno un flirt, mi incuriosiva molto. Mi incuriosiva molto, Albano, mi incuriosiva molto. Questo devo essere molto
molto sincera. Se tu mi chiedessi amore a prima vista, assolutamente no. Né per me né per lui. Mi incuriosiva molto, mi piaceva molto il modo, il suo essere papà. Perché io all'esterno dell'istituto Marcelline, che frequentavamo insieme, perché appunto lo frequentavano le nostre figlie, vedevo questo aspetto che mi affascinava molto, il suo essere papà. Ma veramente mi coinvolgeva, perché in qualche modo io ero una mamma single, lui era un papà single. Ecco, una cosa che ci tengo molto a chiarire: quando noi ci siamo conosciuti, e questo lo voglio sfatare, perché a me dispiace che ancora ad oggi, nel 2000, ancora si dica ma la Lecciso, la terza. No, quando io ho incontrato Albano era un uomo assolutamente libero, io ero una donna assolutamente libera, e quindi si sono incontrate le nostre strade, eravamo due persone libere da ogni tipo di vincolo sentimentale. Quindi è stato molto bello. Io ho apprezzato in lui il suo essere papà, la sua voglia di vivere, che poi ho potuto approfondire ancora di più e ho avuto sempre più conferma. No, allora, della sua... non è stato un amore a prima vista, però insomma quasi, perché sostanzialmente... È stata un'attrazione a prima vista e poi dopo poco è nata Jasmine. Certo, molto poco. Tra l'altro hai avuto un po' di problemi con Jasmine, è stata una gravidanza complicata. Beh, Jasmine purtroppo è stata una gravidanza a rischio e quindi ho rischiato di perdere la bambina, da me fortemente voluta anche da Albano, però è stato così, ricordo insomma. Però quando quei è giorni... nata Jasmine, mi raccontava Rita dalla chiesa che lui l'ha chiamata. Sì, è vero. È vero? Raccontalo tu. Ha chiamato subito Rita. Ha chiamato subito Rita, che era molto amica, e ha fatto... Ma io mi ricordo che in ospedale mi chiamarono subito Rita, fu la prima, Pippo Baudo, chiamò per farmi gli auguri, perché lui aveva comunicato con grande gioia, con grande... Beh, è stato Pino Aprile, molto bello, il nostro caro amico Pino Aprile. Amico di Albano. Sì, a cui vogliamo veramente e tanto è bene. È nata, sì. Rita mi dice, un urlo liberatorio, cioè questa figlia per lui era veramente... Beh, rappresentava a tutti gli effetti una rinascita. Una rinascita perché Albano usciva da un periodo, è inutile negarlo, era un periodo a lui sfavorevole, era un periodo buio, quindi questa bambina, ma per lui e per me, ha rappresentato una grande rinascita, ha rappresentato la voglia proprio dove la vita è più forte delle vicissitudini, anche quelle più brutte, più spinose, più difficili. È stata una vittoria. Allora, lui sempre a Francesca Fagnani ha detto avevo acquistato un biglietto per Parigi incontrando Loredana e mi sono trovato a Baghdad. Poi alla fine è stata bellissima anche Baghdad, perché un viaggio molto avvincente, e il risultato è quello che ha detto, cioè una donna ha vinto perché è stata molto intelligente e perché ovviamente ti amava molto. Beh, non ti nascondo in quel periodo ne facevi di ogni. Non, il nostro è un rapporto molto, molto normale, no? Veramente è baciato però dalla quotidianità. Un po' di turbolenza no, c'era. Ci conoscevamo meno. Sicuramente avevo più, come dire, adesso ci conosciamo di più ed è tutto più semplice. Sì. Però ogni rapporto ha bisogno... Ma noi continuiamo, non è che adesso non litighiamo. Ma lo so, Sicuramente lo so, litighiamo molto meno. È normale che in un rapporto... È un rapporto normale, è fatto di alti e di bassi. Comunque c'è un confronto, c'è uno scontro. Sarebbe la fine se uno si annullasse nell'altra persona o viceversa. Ma è vero che tu avevi velleità artistiche che lui non condivideva? Perché in quel probabilmente periodo... non lo sapeva, ma ci sta, ci ma sta. Non è, ci sta. È stato un periodo. Ma ci sta che lui magari non l'abbia compreso, in realtà. Ma adesso lui lo sa che torni a fare televisione? No, adesso non no, lo ma sa. Lui invece lui è molto contento. Adesso è molto contento. Ha un progetto, anzi, ti non dirò, ne possiamo parlare, però un progetto importante, sì, di conduzione. No, lei ti è dirò, molto brava. Ti dirò che lui. No, ma assolutamente. Ma sai, poi a volte si creano dei... Ti dico, il nostro rapporto adesso è molto, molto sereno, molto tranquillo, e quindi ci sono litighi, capita a tutti, ma è normale, ecco, la normalità, immaginate una normalità, il rapporto di quello che può essere di milioni di persone, dove ogni tanto si litiga, poi tu si lo fa aspetti facile. Con la frisa?
Con la frisa col pomodoro? Sì, ma beh, te sei, tu l'hai detto come battuta, no, in realtà è vero, io è vero. Io sono pugliese, salentina, ti posso dire che è vero, ma noi ci facciamo delle bellissime frise col pomodoro e possibilmente bene. Col camino acceso in cucina. In cucina. Ma il nostro rito più bello, so che a te sembrerà una cosa figurati, sciocca. Io so, no, ma tu sei pugliese anzi, forse... Io sono proprio... Cioè, per noi la cosa più bella... Sfondi una porta aperta. Ecco, la cosa più bella è quando lui rientra, a volte anche alle 2 di notte da qualche concerto, eccetera. Io a volte magari lo aspetto, sì, ceniamo tipo alla 1 di notte con una semplice frisa, col pomodoro, camino acceso, l'olio, eccetera. E per me quelli sono momenti bellissimi. Ma immagino anche per lui. Questa, cioè noi viviamo, la nostra forza è proprio la semplicità del nostro rapporto a dispetto dell'immaginario collettivo che vuole un'altra realtà, ma la realtà nostra la conosciamo molto bene, sia io che Albano. La realtà nostra a volte non collima con la realtà raccontata, con la realtà mediatica. La realtà mediatica appartiene ad una visione che può come dire... è buffo perché c'è una può in qualche modo accontentare una parte di persone, strizza un po' l'occhio ad una parte di persone che vogliono a tutti i costi vedere una realtà che non esiste e che purtroppo non esisterà mai più. Però devo dire una cosa, devo dire ad onor del vero, perché sono una persona onesta, che a domanda precisa anche Romina l'ha sempre detto, nel senso, anzi ha usato, ora siamo diciamo nemici pacifici, mi pare che sia stato questo il termine, ma nel senso non scherzoso. Non credo che abbia detto nemici pacifici, è non è carino e non credo questa che... Questa è l'ultima intervista, magari sbaglio, ma il senso era, non c'è beh, niente... nemici, perché nemici? No, nemici, ma è un grandissimo amico di nel tutti, senso, no. Ma no, nel se senso... ha detto così, mi credo che abbia un po' sbagliato, perché Albano non è nemico di nessuno. Ha sbagliato io. Può darsi noi che tu siamo abbia... qui in diretta, quindi no, diciamo no, tutto quello che probabilmente viene. Non senso avrà detto era quello. Che non c'è una storia d'amore e l'ha detto sempre con grande onestà, perché tutto si può dire. Beh, non insomma, è carino. Allora, Romina è una persona onesta. Allora permettimi di dire, se, secondo me lo hai, spero che tu lo abbia mal, sì. Lo ricordi male, sì. Perché nemici pacifici non è carino, perché Albano non è nemico di nessuno, anzi Albano è un grande amico di tutti, aiuta tutti, ma aiuta la sua famiglia. Ma nel senso scherzoso, cioè... Dice, sai, uno può essersi fatto Albano la guerra. Albano non no? è due nemico ex, di nessuno. Ex quindi... coniugi dopo tanti anni si possono fare la guerra, ma alla fine poi prevale. Ma poi, no? poi c'è una contraddizione, o nemici o pacifici. Se cioè, uno è nemico non può essere, cioè, ci può essere pace tra due nemici. Senti, ma se io fossi Romina che mi diresti? Andiamo. Sei ringiovanita. Grazie. Sei tremenda. Non è è vero. La verità. Tu sai che io amo Romina, che la trovo stupenda, sì. Bellissima. Dillo un'altra meraviglio. Volta che ci credo quasi. No, è vero, è certo, la verità, ma è una io ci credo. Meravigliosa. Ma io ci credo, donna... verrà ospite, guarda, se lo dici una terza volta verrà dai. Ospite. No, no, è la verità, mi piace, mi piaceva, perché tutti lo noi so. Siamo cresciuti. Ma perché tu hai è sempre vero. Cantato, vai, sempre canta, cantato. Cosa hai cantato? Cantavo felicità, felicità. Vai, e canta, felicità. A cena. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità, vero? È questo, vero. Siamo sei vissuti anche, con quel ma mito. Ma sei anche intonata. Ma sappiamo no, che ma anch'io da bambina, devo dire la verità. Adesso tu sei per... cresciuta tu sei col ballo del qua. Tu sei ritornata nella tua infanzia, sì. Ma voglio ritornare anch'io anche nella mia. Sì. No, senti. Anch'io, no, ma anch'io da bambina tornassi ricordo. Tornassi indietro, rifaresti tutto, c'è qualcosa? Allora, quello che non rifare l'unica esempio, puntura no, lì. Ciò che ma la puntura è sciocca, cioè sto prendendo simpaticamente no, in giro. No, ma perché se tu ma sei dai, sì, sei troppo intelligente per dar peso no. ad una, a un po' di acido ialuronico. Ma dai. Probabilmente la puntura la farei, non andrei in televisione a porta con la puntura fatta, magari no, no quello no. No, ma però, parte questo, ma ci dai. Sta, chi se ne ognuno cioè, è passato fa quello tanto che vuole, è passato tanto penso. Di è passato ognuno fa quello che vuole. È passato tanto di quel tempo. No, ma dal punto di vista della tua vita. Ma i miei rimpianti, posso dire una cosa? A me, sinceramente, con tutto il rispetto, no? Per quello che appare, no? Per quello che è mediatico, io forse vado più alla sostanza che non al mediatico. Tu sei felice. Allora, io rispetto il mediatico. Però, se dovessi contestare qualcosa a me, non la contesterei dal punto di vista mediatico, ma nemmeno un po', ma proprio zero. Forse mi contesterei come madre. Perché? Perché forse qualcosa in più, sai, qualcosa in più
immagino che avrei potuto fare sicuramente qualcosa in più nei confronti dei miei figli. Sai, le mamme non sono mai poi totalmente soddisfatte. Ma nei confronti a livello professionale di tutti zero. E tre i figli, mi Brigitta, anche... Jasmine e Bido, tutti e tre o forse solo ma uno? Ma sì, col senno del poi tutti è chiaro che vorrei, cioè sicuramente dedicherei molto molto più, non mi perderei nemmeno un attimo di loro, della loro crescita, cioè a tornare indietro vivrei tutto concentrato esclusivamente sui miei figli. Sui tuoi figli? Sì. È una cosa molto interessante. Lui sei...